sul foro romano. Ho predisposto dei gabbioni di metallo, tutti pieni di un ricamo di tappi di plastica. I gabbioni hanno la forma e le dimensioni di quelli dei blocchi di pietre che si trovano nei blocchi romani, però hanno questa particolarità, sono di plastica. Quindi tutti i tappi di plastica, i tappi delle bottiglie? I tappi delle bottiglie che sono stati raccolti, sono stati messi praticamente in un ricamo, sono tipo 2 o 3 milioni di tappi di plastica, tutti messi uno a uno in fila, tutti scelti, infatti non è spazzatura. Ci tengo tantissimo a dire che le mie installazioni non sono fatte di spazzatura. E compongono una scritta importante, HELP. HELP, sì, questa è la sorpresa, perché se viste da chi cammina sui fori imperiali, sembrano non si capisce quello che è, perché vedi dei blocchi, però se uno va dall'alto, dal Campidoglio, si affaccia e vede che questi gabbioni sono disposti a formare la lettera HELP. HELP che proprio l'8 giugno, giornata, lo ricordiamo, mondiale degli oceani, aiuterà anche a ricordare di aiutare a salvare l'ambiente. Quindi HELP, illuminazione, questa sarà la grande sorpresa dell'8 giugno. Sì, infatti l'8 giugno sera sarà illuminata, cioè sarà poi illuminata per 2 mesi la sera, ma sarà la prima accensione. E poi dal giorno dopo sarà aperta al pubblico, chi vuole andare a vedere. Mi sto vedendo qualche immagine che già ci racconta qualcosa, ma è un appuntamento assolutamente da non perdere. Diamo anche gli orari. Per vivere questa emozione, come possiamo fare? Allora, dal 9 giugno si può andare dentro il Foro Romano, nell'apertura normale del Foro Romano, e invece si può anche vedere dall'alto, da chi si affaccia, dagli affacci del Campidoglio. Quindi ci sarà ancora un'occasione, ci sarà davvero uno straordinario appuntamento, ma soprattutto sarà l'opportunità per tanti per non dimenticare che l'ambiente deve essere tutelato e che anche i piccoli oggetti come i piccoli tappi di plastica possono diventare delle grandi opere che possono dare un grande messaggio, perché è questo che voi volete dare. Infatti HELP, si chiama HELP the Ocean, l'installazione. HELP è il grido di aiuto della nostra era verso chi ci può ascoltare, insomma. Una curiosità in chiusura, perché proprio i tappi di plastica? Ma ormai i tappi di plastica sono diventati la cifra stilistica di questa mia opera, che ho iniziato nel 2013 all'UNESCO, poi ho portato all'ONU, al Maxi, al COP21. È stata una scelta così, casuale. All'inizio ho usato i tappi come simbolo di tutta la plastica dispersa negli oceani, buttata. Ormai sono rimasta attaccata a questa simbologia. Noi ci vediamo l'8 giugno, appuntamento con voi ai Fori Imperiali da non perdere. Grazie.